di crisi generale, lei crisi non ha, però c'è una crisi di crescita, quindi il problema di sempre è quello dell'ampliamento della sede aziendale, uno, due, e poi queste mandorle che sono sempre più preziose. A che punto siamo messi con questi due eventi, questi due fatti? Allora, appena dopo Pasqua, massimo entro giugno, noi avremo definito quali dei terreni che noi abbiamo opzionato è veramente disponibile per incominciare poi a presentarci il progetto su. Quindi noi contiamo che, individuato le varie alternative, abbiamo almeno due o tre alternative che possiamo percorrere, contiamo che entro settembre di partire proprio fisicamente con i lavori. Per quanto riguarda la seconda domanda, lei mi ha posto quella delle mandorle. Allora, le mandorle, noi a oggi siamo arrivati a piantare 3.000 piante di mandorle e quindi insomma abbiamo avviato un discreto lavoro, che sicuramente però è appena minimale rispetto alla quantità che noi abbiamo in mente. Noi abbiamo cominciato con un primo campo, il primissimo in assoluto è stato quello di Forlì del Sannio, poi Rocchetta al Volturno e ultimamente, proprio la settimana scorsa, abbiamo ultimato il campo di Sant'Elena Sannita. Adesso a breve riusciremo sicuramente ad avere dei terreni su Montero Duni, quindi dove stiamo, e qui ci sarà anche una riunione con i giovani locali che insieme alla BCC, alla Banca di Credito Cooperativo di Castel di Sangro, faremo un vero summit, perché abbiamo trovato anche la struttura finanziaria disposta a finanziare i giovani che vogliono intraprendere questo percorso insieme a noi. Se in special modo i giovani avessero un attimino d'attenzione per poter guardare questo nostro percorso come un'opportunità per poter avere un reddito significativo, lei calcoli che praticamente un ettaro di mandorle frutta circa 4.000 ettari, quindi 4.000 euro, quindi già con 5 ettari di terra si rischia di portare a casa una ventina di 1.000 euro all'anno, il che mi sembra già un buon punto di partenza, considerando il mare mosso che ci circonda. Dopo quanti anni ci sono i primi raccolti? 4-5 anni, noi stiamo già prendendo delle piantine che ne hanno 3 di anni perché noi stiamo facendo la sperimentazione per poter meglio consigliare i singoli agricoltori nelle varie zone, perché i nostri campi sono in tante zone e quindi noi abbiamo messo a dimora 7 tipi di mandorli per capire quali attecchiscono nelle varie zone, quindi meglio consigliare l'agricoltore che vuole intraprendere questo percorso appresso a noi.